Più di 600 spettatori in un orario insolito, le 18 per Eila Memorial. Bertolazzi, che sabato è stato vinto dalla Eila Kemmevigevano, che alla Pala Cipir ha superato 89-68 la Paffoni. Non traga però in inganno il risultato finale a favore dei ragazzi di Pansa, che hanno preso il largo solamente nell'ultimo quarto, quando il serbatoio della benzina della Fugo era con la spia accesa da tempo. Per quasi 30 minuti c'è stato infatti grande equilibrio: 19-19 al decimo, 42-42 al ventesimo, più 7 ospite al venticinquesimo. E di Antonio può dunque già sorridere per la personalità ed il talento di Misters, che ha deliziato nel primo tempo con 16 punti, per il dinamismo e l'energia di Corniati e Ferraro, per la buona condizione di Balanzoni. Senza Maruca e Terenzi le risposte sono state confortanti dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia di mettersi l'uno a servizio dell'altro. Era la prima uscita, le parole del coach Brianzolo a fine partita, e non potevamo certamente essere brillanti per tutto il match. Affrontavamo poi una squadra di categoria superiore con 10 giorni di lavoro in più sulle spalle e alla terza amichevole. Ho visto diversi aspetti positivi ed ovviamente degli errori da correggere e su cui lavorare. Quello che mi piace dei ragazzi è la capacità di ascolto e la disponibilità che mettono in ogni allenamento. Il clima è quello giusto, non ci resta che lavorare ancora più duramente per arrivare pronti per quando si comincerà a fare sul serio. Da oggi dovrebbe tornare in gruppo Maruga, che negli ultimi giorni ha dovuto fermarsi per un'infiammazione al tendine. Prossimo appuntamento per la Paffoni domenica alle 18 con la San Giorgese, ancora in casa e molto probabilmente sempre al Pala Cipir.